innanzitutto vorrei fare un plauso a noi come squadra, ovviamente anche a Vicenza perché ha giocato un'ottima partita, però per come sono andate le cose il terzo set, dove eravamo tanto avanti e potevamo, diciamo, chiuderlo, poi l'abbiamo perso, non ci siamo demoralizzate sicuramente portare a casa questa partita. Per l'andamento del campionato, ma anche tanto per il nostro morale, vuol dire molto. Quindi voglio fare un complimenti a tutte quante, perché comunque dalla prima all'ultima non hanno e non abbiamo mollato. E sicuramente queste partite sono quelle per cui giochiamo a pallavolo, quindi diciamo che l'abbiamo preparata bene, sapevamo che loro erano una squadra che difendeva tantissimo e che aveva buoni attaccanti. E sono stati particolari, sono d'accordo, peccato magari aver fatto qualche errore di ingenuità di troppo, però l'importante insomma è vincere, quindi è andata bene. Sì, sicuramente anche all'andata siamo riuscite poi a portare a casa la partita, però è stata diciamo molto più altalenante. E sicuramente questa partita qui era sentita da tutte e due le squadre, perché appunto in questo momento e soprattutto vista la zona playoff in cui siamo, è importante per tutte e due le squadre portare a casa punti, quindi credo che una prestazione così vada insomma a dare complimenti sia a noi che a loro. Molto bene, a volte ci hanno messo in crisi in ricezione, ma lo abbiamo fatto anche noi, quindi diciamo che abbiamo un po' giocato, abbiamo usato le stesse armi. Sicuramente su palla alta abbiamo giocato di più, siamo state brave magari a variare i colpi, loro comunque, ripeto, sono una squadra che difende molto e quindi credo che dobbiamo essere soddisfatte del lavoro che abbiamo fatto. Forse siamo partite un po' tirate, non ci aspettavamo magari già i primi punti un ritmo del genere, facevamo fatica a mettere giù palla e soprattutto forse non eravamo molto tranquille anche mentalmente, quindi ci sta, alla fine poi il secondo siamo tornate quelle che eravamo, sicuramente dovevamo ritrovarci dopo la brutta prestazione di Peschiera. Io credo che quella sia stata un'occasione storta, qui non ci girava niente, loro avevano giocato bene e a loro servivano punti, quindi credo che ci stia. Sì, loro sono ottimi attaccanti, infatti soprattutto su palla alta gestiscono molto bene i palloni, quindi sicuramente fermare loro e a volte anche riuscire a difenderle e aspettare che loro sbaglino ci ha aiutato tanto tanto. Sì, non possiamo mai star tranquille perché è talmente corta la nostra classifica che ovviamente dobbiamo dare tutto sempre. Non sono partite facili assolutamente, anzi Sandorà sono giovani ma sono ottimi giocatrici. Giocheremo di mercoledì, quindi forse la cosa un po' ci sfaserà rispetto al classico weekend, però io credo che avremo tutto il tempo per riprenderci dopo questa partita e lavorare bene per andare a Sandorà.